Ciao a tutti ragazzi, sono Pesca92 e bentornati su Diablo Immortal. Allora, oggi ho notato che, cioè, ho notato, in realtà arriva la notifica a tutti, ma è uscito il nuovo pass battaglia della stagione 4. Ve lo faccio vedere velocemente. I soliti materiali, le solite else, le solite gemme e qualche equipaggiamento leggendario e indebolimento di Sered con queste statistiche e l'emoji di chat e tanto altro ancora. Vi faccio vedere anche, oltre a quello gratuito, qualcosa del potenziato. Armatura della luce interiore, che è cosmetico ma è molto bello. Zanna ardente. E questo è quanto. Ma eravamo arrivati al ciclo inizia, parla con il cliente misterioso. Ed ora andiamo al crocevia piazza di Rakkis. Qui abbasso che forse dopo non mi sentite. Allora, eccolo qua. Chatting with the unspoken. Normally access to the Court of Whispers is restricted to our members only. But we'll make an exception for you. Allora, Corte dei Sussurri. Quanta gente che c'è qua sotto. Qui cosa c'è? Maestro razziatore della tesoreria. No, ho sbagliato. Devo andare di qua, eh? Sì. Eccolo qui, l'innominabile. Tocca la fonte sempre ardente. Diamo la pergamena a Akeba. Immagino ci sarà un'altra prova come l'ultima volta. Luna voracero disponibile, ok, no, ok. Riconosci questo posto, vero? Ti aveva mostrato la sua visione. Allora, parliamo con Akeba. Per cui abbatte l'immortale e rivendica la corona eterna.
Beh, ad andare giù va giù, ma il danno lo fa. Rivendica la corona eterna. Quindi se fallisco comunque e Ok, pensavo che si era impallato. L'innominabile ancora. Dicevo, se fallisco magari divento cattivo per la brama di potere eccetera, quella alla fine che mi aspetta. Allora parliamo con l'innominabile. Le dicerie sono state sbloccate. Ma non qui. Allora andiamo al cortile del palazzo e andiamo a parlare con Kane. Per le dicerie e ombre sugli immortali. Le dicerie si possono vedere nel canale degli avventurieri. Ah, ecco. Molto bene. Tocca prevedere le informazioni degli avventurieri. Avventuriero, benedizione di Deidessa. Gli immortali hanno ottenuto la benedizione di Adessa. Gli immortali e gli avventurieri che hanno superato il livello 43 ottengono ricompense aggiuntive nei varchi antichi. Quindi è il mio caso. E ora dobbiamo raggiungere il livello 46. Allora ragazzi, vi ricordo che mi trovate su Instagram, Facebook, TikTok e Ludomedia. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like se il video vi è piaciuto. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi.